Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per la rubrica Mi trasformo in, il personaggio che ho scelto è Betty Cooper della serie TV Riverdale, che sta avendo un grandissimo successo e credo abbiate visto in tantissimi, per cui mi sono munita della sua iconica coda di cavallo ed oggi proveremo insieme a realizzare il suo look. Se questa rubrica vi piace, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciarmi un bel like di supporto e iscrivervi al mio canale attivando la campanella delle notifiche. Vi ricordo che è assolutamente gratuito. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito il video, ma prima sigla! Sono accomodata un attimino qui di fianco perché vi faccio scorrere in sovraimpressione qualche immagine del look del personaggio appunto di Betty Cooper. Lei devo dire è sempre molto luminosa, radiosa, di incarnato, mentre sugli occhi varia dal marroncino al rosato, utilizza prettamente queste due colorazioni e le labbra variano da un nude a un rosa acceso. Oggi in particolare andremo insieme a realizzare il make-up di questa foto e speriamo di avvicinarci il più possibile. Vi avvicinate così vedete meglio. Come prima cosa vado a levigare un pochino di pori con il L'Oréal Paris Studio Secret Professional e lo vado ad applicare appunto nella zona del naso. È un po' qua. Perché lei ha sempre questa pelle davvero molto levigata e quindi cerchiamo di riprodurre il più fedelmente possibile l'effetto. Dopodiché vado con un primer idratante che è il Prime and Fine Aqua Fresh Hydro Primer della linea Fresh It Up di Catrice. Questo primer è davvero molto bello e comparabile a quello idratante di Smashbox. Se non avete visto l'ultimo video di Top e Flop, vi lascio il link qui in info box così potete andarlo a recuperare perché appunto vi faccio un po' di recensioni complete sui prodotti che ho finito e testato e appunto questo primer lo paragono a quello che ho terminato di Smashbox perché è davvero veramente praticamente identico. Molto molto valido e assolutamente low cost, quindi lo amiamo già, diciamocelo. Ora che la nostra base è ben idratata e levigata nei punti giusti, donando una luminosità naturale, che appunto è quello che cerchiamo per riprodurre il suo look, andiamo ad applicare il fondotinta. Ho scelto questo qua di Essence della nuova collezione primaverile, che è il Pretty Natural Hydrating Foundation. Perché appunto mi serviva un fondotinta seconda pelle con copertura leggera che non mi facesse spessore sul viso, ma che andasse a donare un incarnato uniforme, illuminato e idratato, come ce l'ha lei di solito. Per cui vado ad applicarlo un pochino sul dorso della mano e andiamo ad applicarlo. Questo qua è l'effetto del fondotinta applicato e come vi dicevo appunto nonostante abbia una medio-bassa coprenza uniforma perfettamente il colorito dell'incarnato e ci lascia una naturale luminosità che è quello di cui abbiamo appunto bisogno. Mi sono dimenticata la colorazione del fondotinta di prima era lo 030 Neutral Ivory. E ora vado ad applicare il correttore. Ho scelto questo di Revolution, il Conceal and Define, nella tonalità C6. È questo qua. E ho scelto anche lui appunto perché non mi va a seccare il contorno occhi e dà una media coprenza. Come cipria uso questa di Rimmel London, è la Stay Matte
Io ce l'ho nella colorazione 001 Transparent. Questa, ragazzi, è una cipria stupenda. Ne prendo un pochino col pennello, sbatto l'eccesso perché, come abbiamo visto, lei ha sempre questo incarnato luminoso, quindi andiamo ad opacizzare solo un pochino la zona T. E appena appena sotto gli occhi per fissare il correttore. Vado a definire leggermente le sopracciglia perché le mie sono già belle piene con la Slimmatic Ultra Precise di Catrice. Io ce l'ho nella colorazione 025 Warm Brown, quindi andiamo leggermente a definire le sopracciglia. E le vado a fissare con un pochino di gel. Se non avete il sobrow, vi consiglio di usare un pochino di gel e poi andarle a pettinare appunto col nostro pettinino. Ed eccoci qua con le sopracciglia che assolutamente non si sposteranno di lì. Ora terminiamo la base. Ho sotto mano la foto, così continuiamo passo passo. Lei ha un leggero bronzing, ma più che altro va di blush. Quindi andiamo ad usare un bronzer molto molto delicato, che è quello di Essence, sempre della nuova linea primavera che vi avevo fatto vedere in uno dei video. Mi raccomando, andatelo a recuperare. Vi lascio il link in info box. È della linea Hello Good Stuff. È anche leggermente luminoso, quindi perfetto per il suo personaggio. E lei ce l'ha un pochino qui. E anche un po' qui sotto. E leggermente al naso mi vado ad aiutare con un pennellino piccolino. Poi lei usa sempre molto blush di un bel colore rosato, quindi noi andremo a utilizzare questo qua che è del brand The Balm, il Cabana Boy, che è appunto rosato e fa il caso nostro. Scarico un pochino sul dorso della mano perché è pigmentato. Lei ce l'ha non proprio qua dalla gota, ma un po' più sopra il bronzer. Sfumato verso l'esterno. E un po' qua sulla tempia. E poi anche leggermente il naso rosa. Quindi noi lo andiamo a mettere un pochino qua e direi che ci siamo come effetto. L'illuminante lo mettiamo dopo col rossetto, adesso passiamo agli occhi e mi vado ad aiutare con questa palettina di Revolution che è la Forever Flawless Affinity, che ha come vedete un sacco di tonalità rosate e marroncine. Vado ad applicare Moments, che è un panna, su tutta la palpebra. Poi con Reveal vado a fare la mia piega, appoggio un pochino il pennello e sfumo. Sempre con lo stesso pennello vado a prendere un pochino di Force e lo mischio assieme a un pochino di Memories. E lo vado ad applicare sul fondo della mia piega per dare quel rosa un pochino più intenso, giusto un po'. Faccio la stessa cosa dall'altro lato, picchietto e sfumo leggermente. Poi scarico il residuo del colore
sul dorso della mano e vado a sfumare. In questo modo noi abbiamo fatto la nostra piega rosata con un pochino più di intensità sul bordo, ma senza comunque andare a strafare. Prendo di nuovo Reveal, quello che avevo messo nella piega dell'occhio, e guardando in su vado a posizionarlo nella riga ciliare inferiore. Vado a prendere sempre un cicinin di Force e lo mischio a Memories per andare a definire l'ultimo pezzetto della rima inferiore. Giusto fino a qua, non ci protraiamo oltre. Stessa cosa dall'altro lato e col nostro pennellino da sfumatura di prima riprendo il panna, vado un pochino a sfumare quello che ho appena creato per fare in modo che non sia troppo definito. E con un pennellino di questo tipo per l'eyeliner vado a prendere questo marrone scuro che è Connect, sbatto l'eccesso, anche qua non vogliamo fare disastri, e vado proprio all'attaccatura delle ciglia, proprio nel pezzo di fondo, a intensificare l'occhio. Vedete che effetto pazzesco, come cambia l'occhio. Sembra molto più definito e non abbiamo ancora messo mascara né niente. Quindi vado a fare la stessa cosa dall'altro lato e torno. E ne metto poco poco anche qui sotto. E lo vado a sfumare con un pennello. Ora una buona dose di mascara, io utilizzo il Kiss and Curl di Douglas. Ora ragazzi, manca illuminante a raffica e utilizzo questa palettina di Revolution per Soft Hicks, che come vedete ha un sacco di tonalità di illuminanti. Vado a mescolare questa qui un po' più rosata con questa qua biancastra, appunto perché lei ha la pelle molto chiara, un po' come me insomma, e è proprio quel luminoso naturale che però non si fa notare, e andiamo ad applicarlo qui. Guardate, questa palettina è davvero bellissima. Se vi servono un po' sotto l'arcata, se vi servono degli illuminanti, qui avete un sacco di shade ed è veramente ottima. Poi lei ce l'ha un po' qui dove fa la curva al naso, sulla punta. Qui sull'arco di Cupido ne ha un po' anche sul mento e un po' qui. Lo metto più diffuso qui, ho scaricato un pochino il pennello sulla mano e qui, se no diventa davvero esagerato. Le sue labbra non sono mai super definite da matite, anzi c'è più colore al centro delle labbra rispetto all'esterno, quindi per schiarire un po' il contorno labbra andrò a utilizzare questa matita labbra appunto di Neve Cosmetics, che è la Perfettina,
Vi faccio vedere. Non so se si vede, ma è chiara, chiara. Quindi vado a contornare leggermente le labbra. Come vedete, l'ho sfumata anche un pochino verso l'interno, così da dare questo effetto un po' degradé dopo al rossetto. E visto che lei ha un bel rossetto rosa molto intenso, quasi fucsiato, però è un rossetto cremoso, lucidino, io vado a usare questo qua di Dior, che è il 536 nella tonalità Lucky, ed è uno dei miei rossetti preferiti cremosi. È bellissimo. E lo vado. Se sentite dei rumori, è la Daisy che gioca con la sua pallina. Poi ve la faccio salutare. La apprezzate sempre tantissimo quando compare. Vado, vedete, più a picchiettarlo verso il centro delle labbra. Si ottiene questo effetto molto naturale, degradé, non l'ho proprio spalmato, l'ho giusto picchiettato, e per dare quel tocco di lucidità in più al centro delle labbra metto questo Lip Maximizer di Dior Addict, è lo 001, e dà un leggero effetto mentolato che dà una sensazione piacevolissima alle labbra. Lo metto come lei solo al centro. E questo, ragazzi, è il nostro look terminato. Ora vi metto le clip ravvicinate così potete vedere al meglio tutti i dettagli. Io devo dire che questo look mi è piaciuto davvero tanto, anche da realizzare, perché lei ha questa pelle sempre super luminosa, sana, rimpolpata, e devo dire che mi sono divertita tantissimo a girare questo video. Ed è un look che potrei ricreare tranquillamente anche da tutti i giorni, perché è davvero davvero bello, luminoso, non esagerato, quindi se vi piacciono le tonalità del rosa e del marroncino è quello che fa al caso vostro. Mi raccomando, commentate con qual è il vostro personaggio preferito della serie di Riverdale, quali altri personaggi della rubrica Mi trasformo in vorreste vedere su questo canale. Questo è tutto, vi lascio alle riprese ravvicinate. Mi raccomando, lasciatemi un bel like e un commentino qui sotto. Io vi mando un bacione grande e alla prossima. Ciao!